Oh, benvenuti, ma benvenuti! Ma chi c'è qua? Ma chi ci abbiamo qua? Eh beh, sono io. Chi vuoi che ci sia? Io sono sempre qui, siete voi che non ci siete. Dovete venire di più, dovete esserci almeno 120 persone. Minimo, tutte insieme. Invece no, vedo solo 5, 4, massimo 7 persone. Quando metto il video, no, non va bene così, ragazzi, dovete essere molti di più. Vabbè, magari qualcuno è impegnato e lo vede più tardi, però dovete partecipare, ditelo ai vostri amici, partecipate al video quando esce. Vedete le opere che vi sto facendo, guardate che meraviglia. Vabbè, si fa per dire. Questa è proprio ispiratissima, ragazzi, qui c'è un impegno incredibile. Cosa pensate? Che qui siamo a pelare i gatti, a tosare le marmotte. Cosa sta facendo? Cos'è sta porcheria? Cos'è? Le occhiaie sto facendo? Ma cos'è? Togli subito quegli occhi, ecco, forse così sarebbero più decenti, ecco. Sì, sono meglio così. Questa è un'opera fondamentale. Passerà alla storia e anche alla geografia. Vabbè. Stavamo cazzigeando, come si dice. Questo era solo per vedere le potenzialità, guarda, le potenzialità di quest'opera, di questo sito. Sono innumerevoli. Allora, facciamo qualcosa di veramente importante, qualcosa di serio. Non queste zozzerie. Allora, concentriamoci e facciamo un'opera d'arte come si deve, come solo fumettista anatico può permettersi. Ecco qua. Vabbè, mi escono così, ragazzi. È l'istinto che mi fa muovere la mano. Ero ispirato così e... è così. Doveva uscire così per forza, ragazzi. È bello, dai, caruccio. Speracchiato. Che cos'è che sto facendo? Cosa sto combinando? Vabbè, ormai è fatta, ragazzi. Ormai il dado è tratto. La frittata è fatta. Bisogna andare fino in fondo e finire il disegno. Oddio. Cos'è sta roba? Ma che cos'è? Una delle pannucchie spelacchiate c'è in testa. Cosa c'ha questo qua in testa? Vabbè. Anche questa è un'opera fondamentale, ragazzi. Passerà la storia di questo canale. Bisogna ricordarselo. Vabbè. Facciamo qualcosa di più serio. Si fa per dire. Allora, pura concentrazione, signori, pura concentrazione, e con la concentrazione si fanno sempre cose belle, tipo questa. No, vabbè. Alle volte la mia mano fa cose che non dovrebbe fare. Vabbè, ormai è uscita così anche questa. Sì, è divertente, fumettista anarchico. Fumettista anarchico, tu sei molto spiritoso, devo ammetterlo. Ma sei qui per fare mandala o per fare idiozie? Oppure entrambe le cose? Vabbè, ormai questa è fatta, anche questa. Vabbè, tu non stai bene, fumettista, tu non stai bene, bisogna che qualcuno ti visiti. Vabbè, è meraviglioso, questa è fantastica. Questo è un mandala doppio, a due. Guardate che meraviglia, ragazzi. Questa è classe. Questa è classe elementare, però è classe. Classe elementare. Direi anche più asilo nido. Vabbè. Sì. Fai anche i particolari dell'occhio, fumettista. Impegnati ormai. Fai i particolari di quest'opera. Cosa rimane? Vi a lasciare la metà. Fallo bene, andato che ci sei. Sì, vabbè. Che pazienza, ragazzi. Però ci si diverte anche così.
Ecco, questa è l'opera finita. Contenti? Fantastica. Ammetto che vi piacciono più queste che quelle che faccio complicate. Dite la verità che vi piacciono più queste. Sono molto più espressive. Vabbè. No, ragazzi, qui bisogna fare sul serio. Non siamo qui per pelare le patate. Qui siamo qui per pelare... i carciofi. le zucchine. Dai, facciamo cose serie. Facciamo cose impegnative, cose che rimangono, che rimarranno nella storia. E mandala. Oh. Mettiamo anche una musichetta di sottofondo, così incalzante, così mi dà una carica. E con la musica di sottofondo io mi carico sempre di più. Vedi? Vedi che questo è molto più impegnativo, più espressivo, più tutto. Guarda lì, guarda cosa sta combinando, ragazzi. Quando c'è la concentrazione, come ti sta un attimo, tira fuori il meglio di sé. Sì, vabbè, ma cioè, che cacchio è, dei bruchi, cosa so, cos'è sta? Vabbè, è uscito così, ragazzi, che questo è, c'ha il suo perché. E voi direte, ma perché? Che ne so io perché? Così basta. Perché? Avete voglia voi a dire perché? È uscito così e perché è così. Non tutti i buchi escono con le ciambelle. E cioè, non tutte le ciambelle escono col buco. Questo è impegnativo comunque. Non è che è fatto da due linee come ho fatto prima. Questo è, cioè, ci vuole il suo tempo. Anche questo sarà apprezzato da qualcuno, eh. Qualcuno magari, uno su mille lo apprezzerà. Io no. Nemmeno io lo apprezzo. Non lo apprezzo nemmeno io, però l'ho fatto io, eh. Ragazzi. Io il creatore ripudio la sua opera. No, vabbè. Cerchiamo di fare le cose un po' più serie. Sì, ecco. Appena l'avevo detto, sì, ecco. Eccolo lì. Che cosa sono, delle scimmie? Cos'è sta roba? Sì. Cioè praticamente io mentre disegno non riesco a pensare, mi distraggo subito e la mano va da sola, che escono ste robe qua. Sarò un po' sensato sul serio, che ne so io. Ecco qua. Vabbè, divertente, come ti sta? Tu avrai una carriera di sicuro, ragazzi. Tu avrai una carriera. Vabbè, dai, facciamo cose importanti. Almeno l'ultima, prima della fine della puntata, fai qualcosa di serio, cacchio. Fai qualcosa di potente. Non andartene così, sennò ne hanno candile, cosa metto? Oh, questa è bella. Oh, questa sta uscendo bene, ragazzi, eh. Questa la sento, questa me la sento che è buona. Questa è buona. Buona la prima. Questa è bella, cacchiarola. Oh, ecco. Ora sì che la musica in sottofondo può partire. Sì. Con la musica in sottofondo io vi lascio e ci sentiamo più tardi.
Ora sì che ti riconosco, fumettista. Ora sì che ti riconosco. Questo è un disegno degno di te. Non quelle idiozie stupidoidi di prima. Questo non è neanche il migliore che ho fatto, però è una via di mezzo. Ed è interessante, dai. È uscito bellino, bellino, bellino. Sì, 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 sì. E ora diamogli un tocco di colore. Una spruzzatina di colore e voilà, signori. Mamma mia, ragazzi, è ancora meglio adesso. Sì, 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 la locandina se la merita tutta, ragazzi. Che ne dite? Fantastico. Guardate tutti i particolari, guardate i disegnini che ci sono. Fantastico, fantastico, fantastico. Ci sentiamo domani, ragazzi. Ricordatevi di venire tutti in massa da me. Venite, dite ai vostri amici. Ciao. Ciao, ciao.